può sognare Ale. Non c'è il pollo sotto tanto una squadra, non ha mai lanciato un Ale. Ale, Frosinone Ale. Siamo i nostri leoni, c'è il Frosinone, gioca il Ale. Frosinone Ale. Frosinone Ale. Ehi, Ubi! Ale, Frosinone Ale, non ti lascerò mai, sarò sempre con te. Ale, Frosinone Ale, non ti lascerò mai, sarò sempre con te. Ale, Frosinone Ale, non ti lascerò mai, sarò sempre con te. Ale, scenderanno in campo la squadra del Frosinone, la prima squadra del Frosinone che incontrerà nella notte dei leoni la Frosinone Primavera. Ecco Giannizio. Arbitrare l'incontro il signor Cristiano Di Cavillo di Frosinone, primo assistente il signor Gianni Iannilli di Frosinone, secondo assistente il signor Riccardo Reali di Frosinone. Vediamo la formazione del Frosinone Primavera che scenderà in campo con il numero 1 Mattia Palombo, 2 Gabriele Cococcia, 3 Giorgio Viti, 4 Valerio Mastrantonio, 5 Marco Contucci, 6 Nicolo Sanna, 7 Alessandro Gori, 8 Daniele Calcagni, 9 Nicola Palmieri, 10 Andrea Enrico, 11 Gioele Origna. Allenatore del Frosinone Primavera è il signor Giorgio Galluzzo, che avrà a disposizione con il numero 12 Tabo Cass, con il numero 13 Centra, con il numero 14 Martino, con il numero 15 Lucciarini, con il numero 16 Barbia, con il numero 17 Tribuzzi, con il numero 18 Cristofari, con il numero 19 Perzichini, 20 Tribelli, 21 Tonanzi, 22 Galantini, 23 Romani, 24 Modesti, 25 Barnold. La squadra del Frosinone col numero 22 Francesco Bardi, col numero 2 Matteo Bellisi, col numero 10 Danilo Sottimo, col numero 11 Oliver Clark, col numero 16 Michele Volpe, col numero 18 Federico Dionisi, col numero 20 Ciurco, col numero 23 Nicolo Brighetti, col numero 24 Basil Prima, col numero 27 Antonio Mazzotta e col numero 28 Nicolas De Santis. Allenatore Pasquale Marino, che avrà a disposizione col numero 1 Massimo Zappino, col numero 12 Francesco Faiella, 4 Adriano Russo, 6 Davide Bertoncini, 7 Alessandro Frara, 8 Robert Booker, 9 Daniel Ciofani, 14 Marco Preti, 15 Giacomo Potenziani, 17 Luca Paganini, 21 Paolo San Marco, 26 Emiliano Pedrazzini. Ricordiamo a tutti i presenti che per intervento della società, che ha volutamente rimandato alcuni lavori di manutenzione degli spalti programmati già da tempo, che
Anche per domani sera i nostri tifosi e sostenitori potranno assistere all'incontro amichevole che vedrà il Frosinone scendere in campo contro la formazione del Rieti, che si svolgerà completamente a porte aperte con ingresso libero. Quindi anche per domani sera l'appuntamento con i nostri leoni è assolutamente rinnovato, così come sia per la data odierna che per la giornata di domani è stato allestito il Frosinone Point ufficiale nella sala Hospitality, che è praticamente dietro la tribuna centrale. Chiuderà sia stasera che domani notte alle 23. Tutto è pronto per la notte dei leoni. Io direi di fare un grandissimo applauso, così riscaldiamo un po' la serata. E abbiamo visto, con l'applauso entrano in campo anche i nostri beniamini. Ancora più forte, ancora più forte, ancora più forte. Visto che questa è una notte che celebra il nostro presente, ma celebra anche il nostro futuro, visto che scende in campo il Frosinone Primavera, quindi... E questa è una foto meravigliosa che noi coroniamo con un grandissimo applauso, come dicevo, uniti il presente e unito con il futuro. Visto che la società veramente investe così tanto nel settore giovanile. Che è mandata questa grande cosa qua? Almeno è quello basso, l'almeno viene. È venuto via. Che è venuto via. Porca miseria, no? Quanto va tutto. Aria, chi sarebbe? Qui stiamo nel piso. Beh, già... Tipo quello è Belvisi. Questo è Belvisi. Belvisi. Poi questo sarà Ciurco. Sì, questo è Ciurco. Ciurco, dai. Quello è il 20. Questo qua è il 20. Sì, è il 20 è Ciurco. Questo è Ucraina.